Vorrei ricordare Luis Sepúlveda non solo come scrittore, ma anche per il suo impegno politico. E vorrei farlo parlando di un momento molto particolare, recente, della sua esistenza, un momento a cui lui teneva particolarmente e che descrive nelle Storie Ribelli, una raccolta di storie che ci restituiscono intatto tutto il suo impegno politico per la libertà e per la difesa degli ultimi, nonché la sua insaziabile voglia di viaggi e di avventure. Racconterò quindi con le sue stesse parole un momento molto emozionante della sua vita, quando gli venne finalmente restituita, dopo tantissimi anni, la nazionalità cilena. Era una bella mattina di giugno del 1986 ad Amburgo. Uscii dalla mia casa di Erichstrasse 4 a St. Pauli, il quartiere indomito che scendeva verso l'Elba, verso il porto, fra intricate viuzze di vecchie case sopravvissute alla guerra e condannate alla demolizione, ma abitate da giovani anarchici del movimento Occupa, che avevano cura di tenerle in piedi. Mi piaceva stare in quel quartiere popolato da operai del porto e del birrificio Astra, da artigiani di mestieri destinati a estinguersi rapidamente e da donne che esercitavano la prostituzione languendo nelle vetrine della Herberstrasse, la strada vietata ai minori di 18 anni, o all'entrata di taverne come la Bierdeich, la diga di birra, aperta 24 ore su 24 accanto al portone di casa mia. Mi piaceva St. Pauli. Fra la gente era corsa voce che scrivevo. In diversi avevano letto un mio breve articolo pubblicato sulla Hamburger Rundschau e subito avevano associato la scrittura alla poesia. Così ero diventato uno dei tanti personaggi del quartiere, der Dichter, il poeta. E quella mattina Annette, una ragazza dolce dagli occhi intensamente azzurri, che era in attesa di qualche cliente, mi salutò con un caldo Moin Dichter, buongiorno poeta, in Platt, il vecchio dialetto che sapeva di naufragi e di fatiche. Quella mattina d'estate dovevo andare al consolato cileno per rinnovare il passaporto. Ero costretto a sbrigare questa odiosa formalità ogni 3 mesi, perché il mio passaporto era marchiato con una lettera L, ben visibile sulla prima pagina. Nel linguaggio criptico della dittatura di Pinochet, significava che con quel documento potevo andare ovunque nel mondo, tranne che tornare in Cile. Era il mio marchio di appestato, di esiliato, di paria. Così, ogni 3 mesi entravo nel consolato cileno e dopo uno scambio di insulti con gli impiegati uscivo col passaporto valido per altri 3 mesi, diretto al commissariato centrale di polizia per farmi rinnovare il permesso di soggiorno in qualità di esule e il permesso di lavoro. Nel 1986 la mia attività politica consisteva nell'appoggiare dall'esilio gli sforzi dei compagni del MIR, il movimento de Izquierda Revolucionaria e del Fruente Patriótico Manuel Rodríguez, che lottavano contro la dittatura e non concedevano a Pinochet un giorno di pace. Collaboravo anche con la rivista Analysis, il baluardo delle rivendicazioni democratiche, la fragile luce giornalistica che teneva in vita l'idea della libertà di stampa in Cile. Molti, troppi compagni del MIR e del FPMR sono morti in combattimento. Anche Analysis ha pagato un prezzo altissimo. L'8 settembre di quell'anno, il giorno dopo l'attentato compiuto dai combattenti dell'FPMR che per poco non aveva messo fine alla vita di Pinochet, gli scagnozzi del dittatore prelevarono da casa Pepe Carrasco,
editore internazionale di Analysis, e lo assassinarono. Il 1986 fu un anno decisivo in Cile, dimostrò che il dittatore non era intoccabile e che la solidarietà degli oppositori in esilio era fortissima. Quella bella mattina di giugno uscì dalla metropolitana della stazione di Damsdorf e, attraversando i giardini dell'università, mi diressi all'Ausenalster, la grande laguna formata dal fiume Alster, costeggiata di tigli frondosi e di case patrizie, molte delle quali ospitavano consolati di diversi paesi. Era estate ad Amburgo, mentre in Cile cominciava l'inverno, forse il freddo, e i rapporti dei servizi di intelligence sull'attività sovversiva degli esuli avevano fatto venire le emorroidi a Pinochet, che in uno dei suoi tanti gesti di pura superbia vendicativa aveva steso una lista di 86 cileni in esilio, compreso il sottoscritto, e aveva privato tutti della nazionalità cilena. Quella mattina al consolato consegnai il passaporto spiegando che volevo rinnovarlo e mi stupii che tardassero tanto a restituirmelo, finché non mi si parò davanti un impiegato insieme a due gorilla della sicurezza. «Lei non ha diritto al passaporto cileno. Viste le sue attività sovversive e antipatriottiche, le è stata revocata la nazionalità. Può andare». È dura la condizione di Apolide. Mi ci vollero mesi a ottenere dall'ONU il passaporto azzurro degli Apolidi, documento che alle frontiere nessun poliziotto conosce e che ti fa finire ultimo negli aeroporti. Apolide vuol dire essere doppiamente paria. Scrivo queste cose e mi torna in mente un uomo che ammiravo, Sergio Poblete, generale delle forze aeree cilene, arrestato e torturato dai suoi commilitoni, condannato a morte e poi esiliato in Belgio, a Liegi, dove è morto nel 2011. Non dimentico quando, nelle manifestazioni di denuncia davanti agli organismi internazionali, chiedeva la parola e dichiarava: «Sono un generale della Repubblica cilena privato della nazionalità da un infame tiranno». Quella bella mattina d'estate uscii dal consolato cileno trasformato in Apolide, ma la vita andò avanti lo stesso e anche gli sforzi per far cadere Pinochet. In seguito presi la cittadinanza tedesca, ma sono sempre rimasto in attesa da parte dei governi post-dittatura di un gesto che ponesse rimedio all'ingiustizia, perché la Costituzione cilena diceva che la nazionalità è un diritto inalienabile e che nessuno poteva esserne privato. Quel gesto però ha tardato 31 anni ad arrivare. Nel mese di aprile di quest'anno, il 2017, ho accompagnato mia moglie Carmen a Madrid, perché doveva sbrigare alcune pratiche al consolato cileno, e cioè richiedere un certificato di sopravvivenza che la riconosce come ex prigioniera politica della dittatura e le garantisce alcuni diritti minimi. Io la stavo solo accompagnando, e mentre ero nella sala d'aspetto e guardavo le belle fotografie del sud del Cile che decoravano le pareti, di colpo mi sono trovato davanti un uomo vestito in modo elegante. «Lei è il signor Luis Sepúlveda, lo scrittore?» Ho pensato che fosse un lettore che mi aveva riconosciuto e l'ho salutato con la gentilezza con cui si salutano i lettori. «Mi permetta di stringerle la mano, signor Sepúlveda, è un grande onore e un motivo d'orgoglio per me conoscerla. Sono il console cileno di Madrid». Mi ha invitato nel suo ufficio, mi ha offerto un caffè e ho pensato che avrei dovuto ringraziarlo per la sua gentilezza, ma che non poteva considerarmi un compatriota perché io non ero cileno.
Mi sono ricordato di certe conversazioni che avevo avuto con un caro amico, adesso ambasciatore del Cile in Italia, e dei suoi "questo si risolve in fretta", a cui però non avevo mai dato molto credito, perché erano passati 31 anni da quando mi avevano tolto la nazionalità. Il console, invece, aveva buone notizie. Appena 2 settimane prima, il governo cileno aveva deciso di porre fine all'ingiustizia. La prima cosa che ha fatto il console è stato richiedere online il mio certificato di nascita, che è arrivato nel giro di pochi minuti e che recitava: nato a Ovalle, in Cile, non in possesso della nazionalità cilena. Subito, sempre online, ha richiesto un altro certificato aggiornato con il provvedimento di restituzione e stavolta, insieme a luogo e data di nascita, si leggeva nazionalità cilena. Carmen e io siamo usciti dal consolato e ci siamo messi a passeggiare per Madrid. Anche quella era una mattina molto bella, con l'inconfondibile luce di Madrid che invita al buon umore. Ma noi due camminavamo in silenzio. «Ehi, cileno, me lo offri un bicchiere di vino?» ha detto Carmen. «Certo, cilena», ho risposto io. E dopo 31 anni eravamo di nuovo due cileni che camminavano per le strade del mondo. In Sepúlveda la figura dello scrittore è strettamente compenetrata a quella del politico, dell'uomo politico. E quindi vorrei concludere questo mio ricordo che mi rimarrà nel cuore con questa sua frase: solo sognando e restando fedeli ai sogni riusciremo a essere migliori. E se noi saremo migliori, sarà migliore il mondo. Luis Sepúlveda.